una specie di struzzi particolarmente gnocchi, quelli che Trapattoni chiamava. Ti ricordi? Ma... Ti Qui in ricordi? Germania ridono ancora di quella cosa lì. Ich Strunz, nel senso, habe fertig. dobbiamo, ecco, dobbiamo dire le cose come stanno, però, perché secondo me esistono anche, ora cerchiamo di essere seri, esistono anche degli obblighi intellettuali, ci sono delle cose che vanno segnalate, vanno dette, e va detto che esistono anche a Lombardia dei problemi, perché non sono problemi legati soltanto a Lombardia, così come non sono dei problemi legati soltanto al Tour, sono problemi legati alle macchine organizzative. Ci fanno fare sempre gli stessi discorsi, però noi abbiamo l'obbligo di farli. Mi sto riferendo all'episodio che ha coinvolto Bardet. Bardet, che era stato criticatissimo al Tour de France, era stato nell'occhio del ciclone perché colpevole, ha beccato anche qualche fischio da be a Bergamo. Io questo lo segnalo, perché aveva attaccato quando Annibali capitò quella cosa. Si può dire che la stessa cosa è capitata a Bardet sulla colma di Sormano? Identica. Ragazzi. Era già staccato, non era nel vivo della corsa, ma è successa una cosa identica. Per fortuna non si è fatto male. Ok. Peraltro, qualche metro più avanti abbiamo visto una macchina dell'organizzazione parcheggiata. Non so sinceramente cosa sia successo. Sicuramente c'era una buona ragione per mettere quella macchina in quel modo, altrimenti non mi spiego la follia, perché sarebbe una follia. L'atteggiamento qual è? Facciamo finta di essere i francesi che dicono: Lombardia fa schifo perché guardate la macchina organizzativa del Lombardia. Cioè, ognuno deve guardare in casa propria. E ognuno deve guardare in casa propria e in casa d'altri. Quando ravvisa gli stessi problemi, ha l'obbligo intellettuale di segnalare che probabilmente quei problemi sono problemi di tutti, sono problemi legati alle macchine organizzative, sono dei dettagli piccoli o grandi che devono essere affinati, perché sono delle cose che nel 2018 in corsa sono assolutamente improponibili, perché capitano in salita. Rovinano la stagione di un corridore. Fortunatamente Bardet non ha avuto le stesse conseguenze di Nibali, però possono capitare in discesa, possono causare disgrazie. È successo al Giro d'Italia, è successo a Lombardia, è successo al Fiandre, è successo al Tour de France. Non deve essere ogni volta l'occasione per andare ad attaccare il vicino, ma deve essere un momento di riflessione su questi aspetti, perché sono aspetti importanti che riguardano la sicurezza, che è una cosa molto più importante delle chiacchiere che si fanno su quelle che sono le dinamiche ciclistiche di corsa, ecco, quelle strettamente legate all'aspetto sportivo. Quindi questa è una cosa che va segnalata ed è un problema su cui occorre seriamente interrogarsi a questo punto. Abbiamo giustamente dato sfogo alla vena polemica di Giuseppe Campolo, meglio noto come primo, che no, ha fatto notare una cosa molto seria e su cui vale la pena di riflettere. Siamo arrivati ai saluti. Io vi ricordo, come sempre, che potete contattarci sulla nostra mail, che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sulla nostra pagina Facebook, questa volta prima di Twitter, Cycling Chronicles, e su Twitter c_c_podcast. Niente pronostico, gente, la stagione dei pronostici è finita. Nella prossima puntata ci sarà anche il resoconto di quanto avvenuto. A me non resta che ringraziare e salutare per la chiacchierata e per la compagnia Vincenzo delle Donne. Grazie, Vincenzo. Ciao, grazie a te. Grazie a voi. E Giuseppe Campolo, meglio noto come primo. Grazie, primo. Grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori. Ciao! Anche da parte mia, un saluto e alla prossima puntata. A presto, ciao ciao!